Agli amici di casa la più cordiale buona visione, buona domenica, ben ritrovati con Svevo Sport Estate, appuntamento consueto per ragionare di sport con personaggi del territorio, non parlare soltanto di calcio. Oggi consentiteci una apertura dedicata ovviamente anche alle vittime della tragedia ferroviaria che si è verificata sulla tratta Corato-Andria martedì scorso. Va detto, è difficile tornare a essere leggeri con gli argomenti dopo aver seguito intensamente queste vicende. Proveremo a farle parlando anche di quanto accaduto su quella tratta ferroviaria, ma insomma giusto per conoscerne le sensazioni, con l'ospite di oggi che è un giovanissimo atleta che però va detto ha già due belle pagine piene di risultati, sono andato a trovarli nel suo curriculum, ed è Francesco Fortunato, andriese, tesserato per le Fiamme Gialle, marciatore, ed è una delle discipline più di fatica dell'atletica leggera, quella della marcia. La stringente attualità, intesa come vicende di cronaca non sportiva, l'affrontiamo tra un po', però diciamo una vicenda più strettamente sportiva dice che sono arrivate le convocazioni per le Olimpiadi di Rio e Francesco Fortunato non è tra i convocati. Cos'è mancato perché si realizzasse questo sogno? Innanzitutto salve a tutti, grazie per avermi invitato a questo programma, è la prima volta per me. Ho seguito qualche altra puntata di alcuni miei colleghi, tra cui Veronica Inglese, che conosco personalmente. E quanto a me, per l'Olimpiade quest'anno mi è mancato veramente pochissimo. E devo ammettere che per me era ancora un sogno a inizio anno. Quando si programma e mi chiedono vorresti fare l'Olimpiade, certo è un sogno, ma ero consapevole che avevo bisogno ancora di crescere e superare alcuni step prima di partecipare a un'Olimpiade. Poi stagione in corso sono cresciuto veramente tanto e probabilmente mi sono svegliato un po' tardi, ma perché ho fatto le cose come andavano fatte e quindi non è venuta, ma va benissimo così perché ero consapevole che per me era un diciamo la ciliegina sulla torta di una stagione che comunque è andata benissimo ed è stata positiva, quindi assolutamente nessun rammarico. Quando ti chiedevo che cosa è mancato e cos'è mancato, il tempo limite per essere convocato, la convinzione di poter essere competitivo alla 20 km che è la distanza sulla quale probabilmente avresti potuto gareggiare, o è giusto che sia così, cioè nella vita come nello sport e nello sport come nella vita ogni evento ha il suo tempo di maturazione? No, la federazione aveva per la marcia deciso di non considerare i minimi che propone il CIO, ma effettuare soltanto una scelta tecnica per le convocazioni per l'Olimpiade. Quindi a noi avevano richiesto comunque e avevano espresso la volontà di portare soltanto una squadra competitiva e gente che potesse piazzarsi tra le prime posizioni. Quindi ho conseguito il tempo che ha richiesto il CIO, ma la federazione non aveva già stabilito a priori di non considerarlo, quindi io ero consapevole di questa situazione. E secondo te quel tempo non ti avrebbe consentito di essere competitivo a Rio de Janeiro? No, competitivo no, sicuramente vai per dire la tua, però non era un tempo con cui puoi andare lì e pensare di poter entrare nei primi 12. Anche se ogni gara ha la sua storia, però condivido la scelta della federazione che con cui comunque mi sono confrontato, mi hanno detto che hanno apprezzato tanto e puntano su di me per il futuro, ma probabilmente non sono ancora pronto o sarebbe anche un rischio per un atleta giovane come me affrontare un'Olimpiade in cui forse non sono ancora pronto per affrontarla nella maniera giusta. E condivido e accetto questa scelta della federazione,
consapevole che le prossime Olimpiadi sono quelle a cui io devo partecipare, ma già da protagonista. Perciò, tra quattro anni si può veramente andare per fare bene, non per fare esperienza. Resto su questo argomento, poi andremo su altre vicende, torneremo anche sulle questioni sportive, ma anche sulla tua vita privata, anche se sei giovanissimo, come detto hai appena 21 anni. Resto sulla vicenda Olimpiadi, perché un atleta, soprattutto chi come te o come altri atleti che per esempio gareggiano nel mondo dell'atletica leggera, della pallavolo, forse un po' meno la pallacanestro, ma di quelle che vengono definite discipline minori, anche se poi l'atletica leggera è una disciplina nobile, la disciplina per antonomasia alle Olimpiadi, sanno di dover lavorare 4 anni per un risultato. Non lo vedi un tempo lontanissimo, visto che insomma adesso, superato agosto, bisognerà cominciare a dire: io comincio ad allenarmi perché nel 2020 possa essere protagonista alle Olimpiadi. Sì, senza dubbio 4 anni sono tanti. È chiaro che però all'interno di questi 4 anni, per arrivare alle Olimpiadi, come ho detto, da protagonista bisogna superare degli step e quindi essere competitivo già ai mondiali, agli europei, poi ci sono di nuovo i mondiali e poi ci sono le Olimpiadi. Quindi lì bisogna essere anche bravi e capire che sono tutti passaggi per crescere ed arrivare alle Olimpiadi, all'appuntamento che è veramente il più importante per tutti gli atleti. I mondiali e gli europei sono importanti, però l'Olimpiade è il top del top per un atleta, insomma, ambizioso e che comunque può dire di aver fatto qualcosa nella sua carriera. Senti, torniamo tra un po' alle vicende agonistiche e personali. Ti va di esprimere le tue sensazioni su quanto accaduto martedì scorso con la tragedia ferroviaria? Perché la linea della Bari Nord è un po' la linea degli studenti, dei ragazzi, degli universitari, di gente che lavora. Mi permetto di dire, noi non ci siamo incontrati prima di questa trasmissione, probabilmente anche una linea ferroviaria che avrai frequentato spesso. Ti va di esprimere una tua sensazione, un tuo pensiero? Sì, è stata veramente una bella botta questa tragedia avvenuta nel nostro territorio. La Bari Nord è un treno che tutti quanti abbiamo preso, tutti quanti, miei amici, io stesso, frequentiamo, perché comunque è l'unica linea che abbiamo ad Andria e nel territorio nordbarese. E questa tragedia che è venuta è veramente, l'abbiamo sentita come un colpo forte tutti quanti. Io conoscevo anche alcune persone che erano presenti su quel treno, come ne conosco anche altre che mi hanno detto che avrebbero dovuto prenderlo e per miracolo, per casi fortuiti, non l'hanno preso. Io, di fronte a queste situazioni, sono rammaricato, ma c'è poco da dire. Per quanto ci può essere stato un errore umano, il caso veramente, a volte succedono queste cose, io mi sento veramente impotente di fronte a una tragedia del genere. Mi dispiace tantissimo perché appunto è una situazione più grande di me e non è bello. C'è una cosa diciamo bella che mi piace sottolineare, è un po' il treno che abbiamo preso tutti, soprattutto chi vive in questo territorio. Sì. Perché insomma non è un mezzo di trasporto per pochi o diciamo d'elite, è un mezzo per tutti, e perciò probabilmente appunto è ancora più partecipata la sensazione a questa tragedia. Torno alle vicende agonistiche, poi andremo anche su quelle personali e su qualche curiosità. Insomma, la chiacchierata è lunga, Francesco. Non so quanto sei abituato a 21 anni, probabilmente agli esami, alle interrogazioni sei abituato a una chiacchierata, però questo insomma alla fine non c'è da dare un voto. Senti, leggo che il 2016, diciamo, probabilmente mancava la ciliegina sulla torta, c'è cioè la convocazione alle Olimpiadi, però hai il tuo primo titolo italiano nei 10.000 metri,
una gara condotta al primo posto dall'inizio sino alla fine. Leggo anche il tempo 41-19-03. Ai campionati nazionali universitari hai vinto il titolo sui 5.000 metri di marcia in 18-53-91 e hai mancato di 3 secondi la migliore prestazione italiana sulla distanza. Ai campionati del Mediterraneo Under 23 di Tunisi hai vinto la medaglia d'oro con il tempo di 39-46-25 e hai migliorato il primato personale sulla distanza. Erano tutti programmati questi successi? Te li eri messi già in calendario quando hai aperto la stagione o sono arrivati perché cammin facendo sei migliorato, sei cresciuto? Allora, questa stagione l'abbiamo divisa fondamentalmente in due parti. La prima parte era di avvicinamento e come obiettivo la Coppa del Mondo che si è tenuta a Roma a maggio, quindi preparazione per la 20 km, passando per i campionati italiani dove ho fatto il mio primato personale, è il minimo olimpico che dicevo prima, e poi a maggio la Coppa del Mondo. Dopo la Coppa del Mondo avevo messo un punto perché speravo e non sapevo come potesse andare, sempre in vista in ottica Olimpiade, comunque in cuor mio è giusto che ogni atleta ci speri. Dopodiché la Coppa del Mondo è andata così così, non come mi aspettavo sinceramente, e quindi accantonato il sogno olimpico abbiamo deciso di preparare e programmare giugno. C'erano 4 appuntamenti importanti, tutti sulla distanza più breve, non quella olimpica che è la 20, ma erano appunto 2 10 km, una 5 e un'altra 10 km. Qui abbiamo deciso di programmare queste gare. E comunque era un modo anche per crescere, gareggiare ogni settimana per 4 weekend di seguito, tutte le gare alla massima intensità. Quindi comunque sì, è stato un risultato ricercato. E chiaramente lo programmi, però poi non sai i tempi che vengono, ma sapevo di stare in condizione, ero motivato. Il fatto di aver rinunciato al sogno olimpico non mi ha abbattuto assolutamente. Io ero determinato, ho detto va bene, ok, adesso proseguo la mia stagione e dimostro cosa so fare, poi vediamo che succede. Senti, cosa accadrà dopo diciamo da qui fino all'autunno, se ci saranno altre gare ancora da affrontare, o ti fermi dopo aver fatto i campionati italiani? No, dopo aver vinto il titolo italiano assoluto comunque ho continuato un po' ad allenarmi in attesa, nella speranza della convocazione olimpica, però non è arrivata. E adesso farò un paio di settimane di scarico perché abbiamo bisogno comunque di staccare un attimo mentalmente, oltre che fisicamente, il fisico ha bisogno di recuperare, e poi riprenderò la preparazione in vista di 2 appuntamenti a fine settembre e inizio ottobre. Ho i campionati italiani di società e la settimana dopo vado in Germania a fare un meeting di 20 km con l'obiettivo di centrare già il minimo per i mondiali di Londra l'anno prossimo. Lo rendi facile anche a me, perché noi sentiamo spesso, noi facciamo la settimana di scarico, 2 settimane di scarico, ce le descrivi le settimane di scarico per un atleta di alto livello? Allora, queste in particolare in realtà non sono di scarico, sono proprio di relax, assolutamente. Sono settimane in cui io non voglio assolutamente toccare la marcia e devo fare tutt'altro. Rilassarmi, perciò divertirmi. Se qualcuno amichevolmente ti dice guarda andiamo a vedere per negozi un paio di scarpe da ginnastica, dici no guarda, no, mi viene... non vogliamo sentir parlare di nulla, ne abbiamo bisogno, poi si ricomincia. Comunque fare tutto ciò, anche tutte le cose di cui ci priviamo, però ovviamente con responsabilità, sono in quelle 2 settimane in cui mi posso concedere quello che voglio. Fammi un elenco non lunghissimo di cose di cui ti privi per allenarti ad alto livello. Vabbè, la prima cosa è comunque che non posso permettermi di andare a festeggiare feste, uscire e fare tardi la sera. Quelle sono le prime cose. Poi, per quanto riguarda l'alimentazione, per fortuna io non ho problemi. Sono abbastanza... Non ho, mi verrebbe da dire io sì. Mangio. Mi verrebbe da dire io sì. Per fortuna non posso parlare di sacrifici perché mangio veramente tanto e tutto quello che c'è da mangiare. Mangio semplicemente sano,
evitando il cosiddetto junk food. E quindi sotto l'aspetto alimentazione io non posso lamentarmi, c'è chi deve stare un po' più attento, io per fortuna no. E poi, ma questo, oppure rinunce per esempio vacanze durante la stagione non esistono, e quindi il dover programmare una vacanza in queste famose 2 settimane. Quindi la mia vita comunque è abbastanza legata alla mia stagione che dura tutto l'anno. E ho 2 settimane adesso e poi un'altra 2 settimane a ottobre. Poi tutto l'anno mi alleno, non posso fare più niente. La domanda che probabilmente ti aspettavi quando abbiamo cominciato la trasmissione, ma perché hai scelto la marcia? Perché ho scelto la marcia? Perché andavo forte. Sì, ma voglio dire, allora, nel sentire comune, nell'immaginario comune, un ragazzo, quando è bambino, o lo si manda ad una scuola calcio, Sì, se anch'io. lo si vede un po' più alto, lo si fa divertire con il mini basket, il volley lo si gioca, quasi in maniera naturale, perché insomma si tratta di far volteggiare, il pallone, ma quando tu immagini che un atleta, ecco, forse la maratona, il podismo, la velocità nell'atletica leggera è già un po' più facile da immaginare, ma la marcia, che ha tutta una sua tecnica, come fa perché un ragazzo sceglie la marcia? Io ho iniziato correndo in effetti e non nascondo che ancora adesso mi piace correre, in alcuni periodi di preparazione corro. E ho cominciato all'età di 14-15 anni e dopodiché avevo discreti risultati. E il mio ex allenatore Antonio Lopetuso di Andria, ex carabiniere, anche lui marciatore, mi ha proposto di fare la marcia perché aveva visto in me una predisposizione fisica. E io in un primo periodo non ho accettato questa sua proposta. Poi, dopo qualche mese, mi sono proposto io, ho detto Antonio, ma che ne pensi se ci proviamo? Era estate, avevo finito le gare di corsa, ho detto proviamo a fare qualcosa di diverso, giusto per divertirmi, come è giusto che sia in quel periodo. In pochissimo tempo ho raggiunto subito grossi risultati e nel giro di 3 mesi poi ho partecipato ai campionati italiani e mi sono classificato quinto. Nella corsa in quel periodo mai sarei arrivato quinto a un campionato italiano. Di lì ho capito che non dovevo buttare questa occasione e continuare a marciare. Ti è venuto naturale questa tecnica del tacco punta che diciamo caratterizza il marciatore? Ti è venuto naturale o hai fatto fatica a memorizzare questi passi? No, assolutamente nessuna fatica. Mi è venuto naturale dal primo giorno. Antonio, appunto, Lopetuso, mi aveva detto il primo giorno, ricordo benissimo, lui, io l'avevo chiesto a Antonio, ma cosa devo fare? Marcia. Va Oh, bene. ecco, marcia, uno. Ho provato semplicemente con la memoria visiva di aver visto altri atleti farlo, l'ho eseguito e mi è uscito naturale. E anche adesso comunque la tecnica l'ho migliorata, ma in realtà penso che molti hanno una predisposizione, cioè c'è chi ha la predisposizione per il gesto della marcia e chi è più contratto, è più rigido e non è molto predisposto. Quindi sotto l'aspetto della tecnica non ho mai avuto problemi, anche il discorso di squalifiche, poi per fortuna non ho mai Uso un problemi. termine brutale, ti senti mai ridicolo quando hai questo movimento, da marciatore? Io personalmente non mi sento ridicolo, ma è la gente che non conosce questo tipo di sport che in certe situazioni magari te lo fa pensare. Questo avveniva molto più quando ero piccolo e mi allenavo ad Andria, e ragazzini oppure gente che un po' per voglio dire ignoranza, nel senso che no, ignoravano l'esistenza di questo sport, un po' per divertimento. Comunque mi prendevano in giro perché facevo appunto, marciavo. E molto folcloristiche le domande di tanta gente, ma in dialetto, ma perché scappa da Xe? Oppure, ma che tipo di ginnastica è questa? Ne ho sentite di tutti i colori nel corso della mia carriera, però
io ero motivato e sapevo che quello che stavo facendo mi avrebbe portato a dei risultati, poi a me piaceva, quindi adesso ormai ho superato questa fase. Anzi, molta gente che mi incontra e mi dice: io mi ricordo quando eri piccolo e ti prendevamo in giro, cioè, ma quello che cosa sta facendo? E adesso vedi dove sei arrivato e mi stimano ancora di più. Diciamo, hai un po' anticipato l'ultima curiosità prima di fermarci per la pausa, e cioè il tuo titolo italiano, oltre alla vittoria ai campionati del Mediterraneo del 23, i tuoi successi Sì. comunque nel corso degli anni sono valsi come una sorta di riscatto nei confronti di chi sorrideva a quel modo di gareggiare, di allenarsi. Sì, Cioè, lo sicuramente. ritieni un riscatto o dici, guarda, Per me non ci facevo caso, non mi la dava. parola riscatto non la identifico in quella che è stata la mia emozione, perché comunque io sì, li consideravo, ma fino a un certo punto l'atletica è uno sport individuale, io penso soltanto a me stesso. E quindi se uno deve prenderti in giro per qualcosa che non sta facendo, per me è solo lui che ha da perdere, quindi io, ok, cioè non mi interessava più di tanto. Però adesso mi dà doppia soddisfazione, perché io intanto non li avevo considerati, adesso ho anche che, dalla mia parte, che vengono a farmi complimenti. Francesco, ci fermiamo per un po' di pubblicità. Al rientro ci facciamo ancora una chiacchierata sugli aspetti agonistici, poi insomma mi voglio togliere qualche curiosità anche a livello personale, qualcuna me l'hai già offerta e l'hai offerta al pubblico che ci segue da casa. Allora, pochi istanti di pausa e torniamo con Sveva Sport Estate. Ben ritrovati con la Sveva Sport Estate, seconda parte di questa piacevole chiacchierata che stiamo facendo con Francesco Fortunato, tesserato delle Fiamme Gialle, 21enne, andriese, marciatore, campione italiano sui 10.000 poche settimane fa, ma insomma poi abbiamo già citato titolo ai campionati del Mediterraneo Under 23, titolo ai campionati nazionali universitari. Volevo chiederti se ricordi proprio il tratto di strada o di pista sul quale hai marciato per la prima volta, cioè dove, il luogo fisico dove sei andato a marciare, perché solitamente quando Sì. si gareggia si va in periferia, si scelgono un po' di strade periferiche, oggi ce ne sono tante anche di, diciamo, di percorsi proprio per i corridori. Vorrei sapere se quei 5-6 anni fa, quando hai cominciato a marciare, ti ricordi il luogo fisico dove l'hai fatto? Sì, io ho iniziato alla pista Sant'Angelo dei Ricchi di Andria e lì mi allenavo costantemente. Il primo allenamento li effettuavo soltanto lì perché ero più piccolo e non potevo andare in giro per strade da solo. Anche per un discorso legato ai chilometri che non ne facevo tanti, quindi finché si trattava di fare 4, 5, 6 km potevo farlo in pista. Successivamente è diventato un problema, è nata l'esigenza di andare fuori per strada e io ad Andria mi alleno tuttora quando mi alleno qui. Ma alleno la villa comunale oppure la zona PIP di Andria. Che differenza c'è tra l'allenamento su pista e l'allenamento su strada? Ma non c'è una differenza sostanziale. Noi marciatori viviamo di strada. Io attualmente la pista la utilizzo forse una volta al mese, veramente poco. Dopodiché partiamo su strada e finiamo su strada tutti gli allenamenti. Ripeto, sia per un discorso di chilometri, perché Perciò se devi fare. anche a livello muscolare e fisico non notate differenze, non c'è Chiaro, una sollecitazione se diversa? utilizzi un percorso su strada che è muscolare, dove sono presenti salite e discese, è più impegnativo. Però dipende dal tipo di allenamento che vuoi fare. Noi ricerchiamo una strada impegnativa se dobbiamo fare quel tipo di allenamento muscolare, altrimenti cerchiamo un percorso che sia il più possibile piatto, per poter fare prove a ritmo gara o prove in cui abbiamo bisogno di verificare il tempo e la velocità a cui stiamo andando. Mi racconti
in 20 chilometri, che sono tanti, sono, lo dico insomma a beneficio degli amici da casa, anche se può interessare poco, quanto percorro io per arrivare in TV da dove risiedo, di conseguenza sì. è tanto, io lo percorro con l'auto, si vede anche dal fisico, lo percorro con l'auto. Mi racconti nei 20 chilometri la solitudine del marciatore, cioè cosa pensate, qual è il momento in cui si manifesta la crisi che dovete superare anche forse a livello psicologico e non solo a livello fisico? Mi riesci a raccontare questi 20 chilometri? Allora, la 20 km è una gara lunga, non come la 50 km, che io spero di non fare mai perché non mi piace, sono tanti, ma già la 20 km è comunque una gara lunga che dura un'ora e 20, un'ora e 25, insomma, in base a quanto vai forte. E sicuramente più è lunga la distanza, più incide la testa, cioè il discorso psicologico, quanto sei motivato, quanto sei concentrato, quanto resti focalizzato sui pensieri positivi. Noi atleti, io dico sempre che in gara siamo come delle spugne, perché così come siamo focalizzati sull'obiettivo quando sta andando bene, allo stesso modo quando le cose cominciano ad andare male, inteso come l'obiettivo sta sfumando, le gambe non rispondono come vorresti, una serie di condizioni negative, recepiamo per 10 volte tutto ciò che accade all'esterno, e quindi stare concentrati ed essere allenati anche con la testa è veramente tanto importante. Addirittura a volte può anche dar fastidio lo stesso tifo. Ci sono certi momenti in cui ti senti, come stavi parlando, della solitudine del marciatore, ti senti solo, che stai facendo fatica, e può succedere che anche il tifo può dar fastidio, che non è più un tifo ma è un rumore che arriva dall'esterno e tu stai soffrendo all'interno. Queste sono situazioni che accadono, purtroppo, però bisogna arrivare pronti e preparati per evitarle e per spostare la focalizzazione e l'obiettivo su qualcosa di positivo o comunque su altro che ti porta ad arrivare a fine gara bene. Quante volte secondo te i giudici sbagliano nella valutazione della tecnica di marcia, perché durante una gara il giudice vi ammonisce prima di un'eventuale squalifica? Quante volte sbagliano in quella valutazione o sono perfetti nell'individuare tutte le volte l'atleta che sta un po' frodando, perché voi dovreste tenere sempre i piedi per terra, qualcuno ogni tanto fa finta di correre, sì. C'è un margine di errore? Allora, il regolamento della marcia purtroppo si presta molto al giudizio soggettivo, per quanto c'è un regolamento, cioè due regole bisogna rispettare, che è quella del ginocchio bloccato al momento del contatto col terreno, è quella che sempre non ci deve essere la fase di volo, quindi un piede dovrebbe essere sempre per terra, e queste due regole purtroppo si prestano comunque a un giudizio soggettivo, e quindi può accadere che in certe situazioni o un giudice può valutare in una maniera e un altro giudice in un'altra, quindi io non posso, non essendo giudice, certo la pratico, quindi anch'io ho un'idea, però non essendo giudice non mi permetto di giudicare nel momento in cui ci sono delle decisioni dubbie, chiamiamole così, di dire no, hanno sbagliato, sì, hanno fatto bene. Il problema che spesso accade, che vengono fatte delle distinzioni, dei paragoni, è quello marciava male e quello no, perché uno è andato fuori e l'altro sì. Io cerco sempre di rimanere, diciamo, cerco sempre di rimanere fuori da queste polemiche, e quando accadono mi dico che fa parte del nostro sport, del gioco, quindi non possiamo farci niente. Se ti va mi rispondi, altrimenti passo ad altri argomenti. Cosa pensi del caso Schwarzer? Caso Schwarzer è una bella situazione, diciamo, tribolata. Io sono rammaricato da quello che sta succedendo. Già
da 4 anni fa, quando scoprì per la prima volta che quello che era l'atleta di punta della nostra nazionale stava barando. Per me, io 4 anni fa ero all'inizio, ero ancora giovane, e fu veramente una bella batosta scoprire che colui che pensavo fosse fortissimo, invincibile, invece stava barando. Dopodiché lui ha deciso di tornare e niente, dopo una serie di polemiche, a me la cosa che non è tanto piaciuta è che si è parlato sempre e soltanto di lui, nel bene e nel male, gossip, di tutto, soltanto di Svazer, quando ci sono anche altri marciatori come me o come anche altri miei colleghi che abbiamo sempre fatto le cose per bene, col sacrificio quotidiano e in modo pulito soprattutto, non abbiamo avuto la stessa considerazione. Comunque il regolamento dice che lui poteva tornare, quindi io assolutamente nulla da ridire. E nel momento in cui è tornato, ha vinto la Coppa del Mondo, ho detto va bene, ok, è tornato, è forte, niente da dire. Dopo un mese scopro che stava barando di nuovo. Le analisi non sbagliano mai. Analisi e controanalisi non sbagliano mai. Io valuto i fatti. I fatti dicono che lui adesso è stato trovato positivo e le controanalisi parlano chiaro. Qualora dovessero dimostrare il contrario, visto che lui sta dichiarando che questa volta non sa niente, io non mi baso su quello che vedo. I fatti sono che lui è stato trovato positivo, quindi allo stato attuale delle cose per me lui deve essere squalificato, come è stato squalificato insomma, quindi deve essere allontanato. Casomai riuscisse a dimostrare il contrario, ok, può tornare, non sono io che, non sono nessuno per dirgli di no. Assolutamente però ci tengo a precisare che sono contro il doping e per me si dovrebbe stabilire la squalifica a vita, per dare un segnale forte e cercare di limitare questo fenomeno che comunque fa parte del nostro mondo. Cosa studi? Io scienze motorie, a Foggia. Cosa immagini di diventare al di là del marciatore? A me piace tantissimo, mi affascina tutto il mondo dell'allenamento e quindi mi piacerebbe, sono sicuro che farò l'allenatore appena finirò la mia carriera agonistica. Mi piace tanto, già adesso comunque sono il tipo di atleta che vuole sempre confrontarsi col mio allenatore. Quando lui mi propone un programma, cioè voglio sempre sapere anche i motivi per cui mi chiede di fare certe cose, perché sono incuriosito e mi piace, voglio sapere. Mi piacerebbe poi anche acquisire esperienza. Anche l'idea di dover crescere un atleta mio, fatto, cresciuto e costruito, mi alletta tanto. Pensi di poterlo svolgere qui nel tuo territorio, il compito futuro di allenatore, di insegnante della marcia, o qui le vocazioni dopo Francesco Fortunato non ce ne sono più? No, sicuramente non so cosa mi riserverà il futuro, però sicuramente mi darò da fare per dare una mano al nostro territorio. A me dispiace tanto che comunque, a parte veramente le punte come me, Veronica Inglese e altri atleti della BAT, parlo proprio del nostro territorio, l'atletica non si può parlare, che non è una realtà consolidata. Mi dispiace tanto perché comunque i talenti e i ragazzi ci sono, bisogna soltanto trovarli e coltivarli. Ovviamente serve gente disposta a farlo, strutture, una serie di condizioni favorevoli, perché a me spesso mi è capitato che vengono anche genitori o ragazzi stessi, mi chiedono: vorrei fare atletica, che posso fare? Io non so dove mandarli. Adesso il Sant'Angelo dei Ricchi è anche chiuso perché stanno facendo dei lavori, quindi come si può cominciare un percorso di costruzione per il futuro, insomma, per creare un movimento, se non ci sono le basi? Due curiosità ancora e poi ci salutiamo. Il film che più ti piace?
Più che appassionato di film, sono appassionato di serie TV. La mia serie TV preferita è Breaking Bad. Oh, È io bellissima. che sono ignorante in tal senso, nel senso che ignoro che esista questa serie, di cosa racconta? È una serie. La trama praticamente parla di un professore di chimica che scopre di avere un tumore, perché un tumore che insomma lo porterà alla morte nel giro di 6 mesi. Per lasciare i soldi alla famiglia, comincia a cucinare e spacciare metanfetamine. E di lì una serie di eventi, la storia cambia del tutto, è bellissima, quindi la consiglio a tutti Il quanti. libro che hai sul comodino? Non sono un amante della lettura. Ti bastano quelli universitari da Sì, studiare. sinceramente, già da piccolo non ho mai amato leggere perché mi capitava di cominciare a leggere la sera prima di dormire e mi addormentavo puntualmente. Quindi ho abbandonato questo tentativo di leggere, anche se so che comunque è un errore perché leggere è importante, però Domanda insomma, sono finale, stanco la insomma, sera. abbastanza anche questa ovvia probabilmente. Il sogno nel cassetto? La medaglia alle Olimpiadi. Sì, Qualunque essa sia. Bronzo, ovviamente. argento, oro, Sì, qualunque va essa sia. bene la medaglia. Oh, di conseguenza, mi impegnerai a dover mantenere queste chiacchierate fino al 2020 o altrimenti troverai Assolutamente sì. un altro conduttore che ti chiederà com'è andata l'Olimpiadi, perché noi facciamo in bocca al lupo già da adesso. Per l'appuntamento che avverrà tra 4 anni, visto che quello di Rio l'hai mancato per scelta federale, non perché non avessi il tempo minimo di Va bene qualificazione. così. Francesco, ti ringrazio della piacevole chiacchierata, ti faccio in bocca al lupo per la tua carriera. Francesco Fortunato, tesserato delle Fiamme Gialle, marciatore e campione italiano sui 10.000 metri nella marcia, è stato lui l'ospite odierno di Svevo Sport Estate. E noi ci ritroviamo invece tra una settimana con un altro protagonista del mondo dello sport. È tutto, grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento con la nostra programmazione.